Mi chiamo Daniele Bollero e sono il presidente di Cute Project. Cute Project è una onlus che si occupa di volontariato in chirurgia plastica. La chirurgia plastica nasce come chirurgia ricostruttiva e la nostra onlus Cute Project ha proprio come obiettivo lavorare sulla chirurgia plastica e in particolare sull'ustione. Chirurgia ricostruttiva sono le cicatrici, le ferite, i traumi, le ustioni, tutto quello che provoca un'invalidità funzionale ai pazienti. In Africa lavoriamo proprio sulla istruzione, l'idea di insegnare a loro come poter lavorare con noi. Quindi quello che succede è che noi andiamo allo stesso posto da anni e loro hanno una grande richiesta perché in Africa gli ospedali ci sono, ma noi andiamo a fare quello che loro non fanno, quindi è super specialità. La prevenzione delle ustioni è un campo assolutamente anche qua molto importante perché non capita mai, l'ho sempre fatto, raccontano tutti i nostri purtroppo pazienti quando si fanno male, ho sempre acceso il fuoco, ho sempre fatto quella cosa lì e quindi fare la prevenzione delle scuole è molto importante. Siamo partiti con delle missioni in Congo, in Benin, in Uganda, dove abbiamo fatto formazione appunto su quello che è la chirurgia plastica e soprattutto sulle ustioni. Abbiamo anche lavorato sulla prevenzione sul territorio piemontese, dove facciamo dei laboratori nelle scuole primarie e nelle elementari. La spinta invece di arrivare al CERMIG è stata perché volevamo dare anche un contributo proprio sul suggerimento di una persona che abbiamo incontrato in questi incontri di volontariato che diceva: ma l'Africa è qui. Effettivamente ci sono molte persone che arrivano dall'Africa e quindi hanno le stesse esigenze che magari troviamo lì. E quindi l'ambulatorio del CERMIG ci dà questa grande opportunità di poter fare riemergere delle persone che non hanno la possibilità di entrare nel sistema sanitario nazionale subito, ma grazie a questa, come dire, emersione dal loro oblio possono poi rientrare nei nostri ospedali e quindi col sistema sanitario nazionale. Un caro saluto a tutti.